dell'Unita e per l'Italia. Viva! A per l'Italia dell'Unita e per l'Italia. Viva! Qui al Salone dei Comics si incontrano i più strani personaggi, perfino dei saggisti. Qui siamo con Franco Fossati, che fa appunto il saggista di professione. Sì, non c'è niente da vergognarsi, anche mia mamma lo sa e tutto sommato è contenta. Hai scritto un sacco di libri sui fumetti. Sì, una quindicina sul fumetto satirico, il fumetto argentino, su Topolino, su Walt Disney. Cioè diciamo che mi occupo di fumetti a tempo pieno. È interessante come soggetto di studio. I fumetti? Senz'altro, cioè io da ragazzo li leggevo, poi ho incominciato a occuparmene, sono stato dall'altra parte della barricata, nel senso che per 5 anni sono stato responsabile delle sceneggiature italiane di Topolino, e quindi occuparsi di fumetti dopo che li si è amati da ragazzo direi che sia molto interessante, molto importante. Quali sono le qualità di una buona sceneggiatura di un fumetto per ragazzi? Ma un buon fumetto per ragazzi deve tenere presente alcuni criteri, diciamo con alcuni limiti in più del fumetto per adulti, nel senso che la storia non deve essere certo moraleggiante, però non deve essere immorale, deve essere chiara, semplice, però non banale. Nel caso poi dei personaggi Disney bisogna tenere presente che sono personaggi che hanno una storia, hanno una tradizione e per cui non gli si può far fare improvvisamente delle cose assurde o delle cose folli. Ecco, diciamo soprattutto divertire e interessare. Ecco, purtroppo non è facile trovare sceneggiatori bravi, questo è un grosso problema. Di Topolino si dice che è uno dei pochissimi fumetti a usare una buona lingua, un buon italiano. Sì, questo senz'altro. C'era una frase, non mi ricordo più chi l'abbia detta, che Topolino è uno dei pochi fumetti che usa i congiuntivi.